anniversario dei 60 anni dal passaggio della fiamma olimpica. Si parte da Giardini Naxos. Per il vostro territorio ha sicuramente un significato particolare questa ricorrenza. Sì, sicuramente, perché così come avvenne 60 anni fa, è lungo il percorso che da Siracusa poi portò le fiacco alla Roma. Si concertò questa sosta a Naxos ed era logico, perché da qui partì il pugile Tisandros, vincitore di 4 medaglie d'oro nell'antica Olimpiadi, e quindi era giusto ricordarlo in un certo modo. L'amministrazione del tempo allora fece erigere questo impietto che è alle mie spalle, proprio per ricordare questo momento e questo passaggio. E lì la fiaccola proveniente da Siracusa si fermò un attimo, fu acceso il tripode e poi via mare proseguì per sbarcare a San Pancrazio e da lì proseguire poi il cammino verso Roma. Quindi un'occasione importante per ricordare anche un pezzo della nostra storia. Ecco, ricordi ancora nitidi da allora, tramandati di generazione in generazione. Che valore ha questa manifestazione, la cui staffetta partirà proprio da Giardini per arrivare a Messina, organizzata ovviamente in un periodo non semplice per tutti? Ecco, esatto, cioè, i ricordi sono ancora nitidi. Io avevo 5-7 anni e mi ricordo aspettammo l'alba proprio per vedere passare la fiaccola, una questione che è rimasta storica, infatti è l'unica che ancora ci riguarda. Però, come diceva benissimo lei, è un momento particolare questo Covid che ci sta portando a grandi sacrifici, a fare meno vita sociale, e quindi l'augurio e l'auspicio che proprio da questo passaggio, da questo momento di aggregazione, si possa ripartire verso momenti più sereni, più semplici e più forieri di solidarietà uno con l'altro. La partenza parecchio suggestiva avverrà praticamente via mare. Sì, dopo l'accensione del tripodo i canottieri del circolo nautico Teocle porteranno questa fiaccola via mare per sbarcare poi a San Pancrazio, ed anche questo è nel ricordo di quello che avvenne 60 anni fa, proprio per essere più o meno legati alla storia che ci appartiene.